Ciao a tutti e benvenuti nel mondo di Clo. Oggi insieme prepareremo una pasta alla crema di peperoni. Io ho già messo a bollire sia l'acqua per la pasta che quello che mi servirà per andare a bollire il mio peperone. Quindi ho tagliato, questo è per 4 persone, mezzo peperone a faldina, vedete, sottile. La verso nell'acqua che bolle. Mezzo bicchiere di aceto e lasciamo bollire per 10 minuti. Gli ingredienti che serviranno poi saranno 5 fettine di prosciutto, io uso le sofficette piccole, quindi 5 fettine di prosciutto e 125 ml di panna. Lasciamo bollire i nostri peperoni per almeno 10 minuti. Eccoci, i nostri peperoni sono pronti per essere versati. Spegniamo il fuoco, scoliamo. E lasciamo un attimo da parte. Nel frattempo prepariamo il nostro frullatore dove metteremo i nostri peperoni. Il nostro prosciutto tagliato. Nel frattempo io ovviamente, come vi dicevo, avevo già messo a bollire l'acqua e versato la mia pasta del formato che più vi piace. Secondo me con questo tipo di salsa ci stanno benissimo le maniche, le mezze maniche, le penne. Mi raccomando, secondo me meglio rigato, che così la pasta prende bene questa buonissima salsa. La panna abbiamo versato, vediamo se c'è, no, ok, e andiamo a frullare. Ecco qua, la nostra salsa si è frullata benissimo e la consistenza deve essere questa, come quella della panna, vedete? Ovviamente provate a fare la prova assaggio per vedere se ci vuole un pizzico di sale e aspettiamo che la pasta cuocia. La pasta è pronta, andiamo a scolarla. Apriamo un po' il rubinetto d'acqua fredda per togliere un po' di vapore di acqua calda. Tenete sempre un goccino di acqua quando facciamo la pasta, che se serve possiamo utilizzarla. Io ho preso una terrina, prendo un bel mestolo, versiamo la nostra pasta. Mi raccomando, questa salsa va anche tanto a piacimento per il sale, quindi se ritenete opportuno, una volta frullato, assaggiatela e accertatevi che vi piaccia di gusto. Dal mio piccolo orticello ho preso il mio prezzemolo, lo laviamo. Andiamo a tagliarlo finemente, così darà profumo e colore. Mettiamo nella pasta e andiamo a mischiare il nostro prezzemolo alla pasta. La nostra pasta è pronta per essere mangiata. Buon appetito!